Ma benvenuti, siamo su Minecraft ad un solo blocco. E in realtà qua ce ne sono molti di blocchi, ma chiaramente siamo sospesi in aria. E qua c'è uno zombie che continua a morire tante volte, infatti è a livello 5, poverino zombie. E qua c'è la mia amica Fede, ciao Fede. Salve. Ha urlato malissimo, ma è assolutamente naturale. Allora Fede, il tuo primo compito da fare è fare prendere tutto il legno. E attenta, attenta, perché qua ci sono i sapling, tipo i semi che cadono giù dagli alberi, no? Quelli là sono molto importanti, perché quelli ci servono per progredire con gli alberi e con il mondo. Tanto qua in realtà ci sono molti altri alberi, ma poco importa. Lì vedo un lupo in lontananza. Ok, bene, allora io inizio a scavare qua sotto, perché qua sotto si troveranno cose sicuramente importanti. Lo zombie per ora lo lasciamo stare, perché non abbiamo la possibilità di affrontarlo. Oh ragazzi, ragazzi, ragazze, non abbiamo assolutamente la possibilità di affrontarlo, perché siamo proprio scalzi di qualsiasi cosa. Ma scusate un attimo, non abbiamo niente praticamente. Ma questo, Fede, questa è una farm di... Guarda, vedi? È una farm di terra? Non lo so, perché poi sto balbettando in questo modo? Lo stavo facendo apposta, ma non devo farlo nemmeno apposta. Mi sa che stava laggando leggermente, vabbè. Ah, ma mi ha dato un uovo, che cos'è? Ok, ho capito tutto. Allora, praticamente ho un dirt generator, cioè praticamente è un generatore di terra. Questo generatore di terra si può piazzare da qualche parte e praticamente ti fa terra infinita, praticamente quanto vuoi. Cioè, avete capito? Che figata questa mappa, è bellissima. E l'ho trovata proprio girando su internet, no ragazzi? Cioè, nel senso, sono proprio un boomer. No, ma io ho 9 bottiglie di enchanting e una loot chest. Ok, ah, hai trovato una cesta, fammi vedere. Non prendere, devo vedere dove l'hai trovata, fammi vedere un attimo. Che poi io sono stupido perché non ho ancora messo la musichetta bellissima. Ma mi è apparsa nell'inventario. Ah, ti è apparsa nell'inventario, sì. Ma seriamente. E fammi vedere, sì, un attimo, dammi. Vai. Ok. Oh, un sacco di robe. Allora, c'è tanta diorite, poi c'è tanta cobblestone, 50 per l'esattezza. C'è un secchio di latte e appunto c'è il carbone. E poi le patate, insomma, un po' di robe. La wooden cosa e anche la lava. Praticamente questa è una wood chest, praticamente ti ha dato un tesoro. E mi ha dato anche un premio a me, 18 bottiglie di XP, che praticamente ce le possiamo lanciare. Tipo, se facciamo così, ci diamo un sacco di... un'altra... un'altra... altre ceste bellissime, loot chest. Mi spericciola. Avete visto, ragazzi? È bellissima questa mappa. Cioè, meno male che l'ho scaricata. Allora, qua è questa. Qua ci sono altre cose, un sacco di cose. Tipo, ok, io direi di lasciare. No, facciamo così. Lasciamole tipo qua. Esatto, okay. Qua vedete ci sono un sacco di robe. Queste cose le possiamo usare per progredire con tutte le mansioni che abbiamo da svolgere. Perché su questa mappa ovviamente ci saranno delle mansioni che dobbiamo svolgere, ragazzi, ovviamente. E lo faremo tutti quanti insieme. Allora, facciamo così, ovviamente adesso io sono bloccato perché Fede è sciocchina. Stupida Fede! Come ti permetti? Ho dimenticato l'ho visto. No, ti sei scordata della regola, eh. Cioè dovresti parlare solamente quando sei su TS, insomma sul programma che usiamo per parlare. Sì. No, ma non l'avevo visto quello in aria. Scusa. Vabbè, ma poco importa. Adesso però prendilo, perché guarda lì, è un bellissimo album. Ma poi vedete queste particelle, ragazzi. Cioè, nel senso, è pieno di particelle strane. E adesso io direi di fare un ponte che ci porta verso un'altra isola. E io direi di farlo qua. Allora, io per questa volta ovviamente non taglio. Però, ragazzi, ovviamente io taglierò le parti in cui, diciamo, dobbiamo andare verso le isole, no? Perché non vorrei fare... Ma cosa caspita mi stai dicendo? Praticamente non posso andare perché non è ancora sbloccata quest'isola. Quindi posso andare solamente quando è sbloccata l'isola. Scusami, come ti permetti? Ah, poi ovviamente mi stavo scordando di dirvi una cosa importante. Cioè, se Minecraft non mi spacca le orecchie, cioè che noi abbiamo il Keep Inventory, perché l'ho messo, fidatevi, è molto meglio se noi abbiamo il Keep Inventory, perché sennò poi dopo è un casino proprio della madonnina. Ma cosa sta facendo questo zombie? Ti stava facendo le chiappette. Oh, altre cose, che forse ci danno altre loot chest, vediamo. Ok. Ok. Ti ha dato un'altra loot chest, posala un attimo. Però è bellissimo, devo dire, questa mappa, cioè, mi sta piacendo molto. Allora, vediamo. Bello, altre cose, molto bene. Ah, anch'io ho altre bottiglie, vediamo un attimo. Vediamo, mi darà sicuramente. No, non mi ha dato niente a me. Ma che stro. Non ha fatto niente.
Questa volta niente, esatto. Hai di nuovo parlato se... Comunque tu sei proprio deficiente. Vabbè, povera Fidelica. Fede, sarebbe. Ok, allora dov'è il Der Generator, scusami? Ah, eccolo qua. Ok, perfetto. Adesso io direi di metterlo qua al centro dell'isola dove Fede si è messa, chiaramente, perché lei è un genio, ovviamente, no? Certo, ma certamente. E praticamente, quando abbiamo bisogno di terra, possiamo venire qua e scavare... Far così, guardate. E scavare tantissima terra che poi ci porterà sulle altre isole. Se non ti sposti ti devo uccidere. Aspetta. E mi sa che lo farò perché purtroppo devo farlo. Hai ragione. Dai, lancia ste caspito di robe perché sono belle. Ok, ti ha dato qualcosa? Altre chest, bene, perché te le da solo a te? Che odioso. Comunque seriamente, ma quante caspita di robe abbiamo? Cioè nel senso siamo ricchi. Un chant. Allora facciamo così, prendiamo tutta la terra che abbiamo e tu Fede prendi altra terra. Intanto io direi di darti anche un'altra mansione. Espandi l'isola verso tipo nuovi orizzonti. Io andrò a prendere tipo quelle pecore. Vediamo un attimo se da questa parte posso andare oppure no. I hope so, nel senso lo spero tanto perché non posso. Ma porca miseria, dove devo andare? Mannaggia voi alle vostre chiappetton. Chiappetton, chiappettin. Mettiamo la musica, che bella la musica. Bim bim. Dai, non posso andare da questa parte. Da quest'altra parte invece posso. Non posso, ok, va bene. E da quest'altra parte invece potrei. E non posso nemmeno da questa. Ma scusa. Allora da questa parte dai dimmi. E sono caduto. Altre cose. Un'altra loot chest perché mi sono fatto un piccone. Molto bene. Altre pozioni. Allora qua ci sono cose belle. Molto belle. Molto molto belle. Ragazzi, bellissimo. Poi delle torce sono importantissime. Le torce io le terrò. Anzi tieni anche tu in mano Fede, nel caso. E poi adesso faremo questa cosa qua, che ci daranno altra esperienza. Vai esperienza. Esperienza. Forza, vieni a noi esperienza. Forza esperienza. Mamma mia quanta esperienza. Bene. Altra esperienza. Vai, facciamo il bagno nell'esperienza. È stata altra la loot chest? Non credo proprio. Allora, cerchiamo di capire bene come funziona questa invece. Cosa. Sì, ok, mettila. Cos'è che c'è qua dentro? Addirittura un bucket of salmon. Praticamente qua possiamo anche fare una farm di pesca in teoria, quanto ho capito. Molto interessante. Però ragazzi, cioè io nel senso noi non sappiamo come poter progredire. Nel senso, come possiamo andare nelle altre isole? Forse da questa parte si... No, non si può, scherzavo. E niente, allora scusami, cosa vuoi da me? Cioè, mi devo arrabbiare? Un'altra quest, ma ragazzi, ma stanno succedendo cose incredibili. Perché noi stiamo ammazzando questi zombie qua che ci sono qua. Perché dobbiamo capire. Ma la nostra isola è diventata l'isola delle chest, praticamente. L'altra isola è tipo l'isola dello spawner, l'isola delle pecore, dei maiali. Invece questa è l'isola delle chest. Dopotutto, ogni isola deve avere la sua peculiarità. Dopotutto, no? È importante questa cosa. Fede, guarda, qua c'è un po' di carbone. Io direi che questa cosa io te la metto qua. Così tu potresti chiaramente scavarlo tutto quanto. E secondo me ci darà un'altra chest bella che poi potremo progredire. Questa mappa è molto bella, devo dire, molto molto quest, molto quasi tipo GDR, no? Però molto bella, devo dire, mi sta piacendo. Allora è nuova. Allora ragazzi, abbiamo capito come funziona tutto. Perfetto. Allora prendiamo prima di tutto. Ah, ci ha dato un'armatura. Allora, sì. So che sono ingordo, ma ovviamente la devo tenere io, perché nel senso l'armatura è per i veri guerrieri, non come te che non fai un cavolo dalla mattina alla sera. Ce l'ho anche io, scusami. Ce l'ho anche io l'armatura. Ce l'hai anche tu? Allora beh, sì. Allora no, non ce l'hai tu, non ce l'hai. Sì, non ce l'ho addosso, scusami. Stai mentendo palesemente. Ti devi vergognare di te. No, non mi giro, tanto non mi giro. Allora, vabbè. Sì, dai, ok, ho visto che ce l'hai, va bene, ci credo. Però adesso posso leggere Enchantment Guide Mob Spawner. Praticamente qua ci sono scritte un sacco di cose, tipo come ottenere, fare il vaccino addirittura. Ma che vaccine? Ma che vabbè. Ok, va bene. X-ray tool, ma cos'è? Ma ci sono cose cittadine qua. Vabbè, insomma, non lo so sinceramente. Però l'unica cosa che so è che qua sotto noi abbiamo tipo qua, ragazzi. No, dov'è? Cosa ho fatto? Qua no, voi non leggete adesso, ma qua adesso abbiamo tipo diciamo degli obiettivi da risolvere, no? E quindi potremmo risolvere in un qualche modo, dico, scavando, facendo le cose. Un po' importante, no? Allora, adesso dobbiamo craftare uno stone pickaxe, giusto? Sì. Quindi, dov'è la crafting table? Qua sopra.
Come facciamo a salire? Facciamo così, guarda. Perché io ho un'idea. Io sono più genio di tutti quanti messi insieme. Pure di te, ovviamente. Cioè, ci mancherebbe altro. Facciamo così. Ok, bene, saliamo un po' da questa parte. Sono già sopra io. No, non è vero. Io sono stato il primo. Io non ti permettere. Allora, faccio così. Crafto il piccone. Vediamo un attimo. Scusami, l'ho craftato. Ma io non capisco. Allora facciamo così. Prima mi sa che dobbiamo craftare una fornace. Esatto. Okay. Perfetto, bene. Ok, ho craftato la fornace. Ho piazzato la fornace, dovrebbe ridarmi. Ok, mi ha dato pure questo obiettivo qua. Adesso devo craftare una stone sword, che praticamente sarebbe la spada. Vedete tipo gli obiettivi là sotto, quelli che vi dicevo, ragazzi? È così che si fa, tipo craft stone sword. Perfetto, fatto. E pure stone axe, quindi una, diciamo un'ascia, no? Però noi ce l'abbiamo già l'ascia, cioè nel senso ci stanno facendo fare cose strane, molto strane. Però fatto, ok, abbiamo completato. Yay! Molto bene. Epici, questa mappa mi sta piacendo moltissimo. Metal Factory, cioè c'ho una spada della... Questa se entra, porca miseria, Tig Fede! Mamma mia! Yo! Ah no, mi sono suicidato anch'io, porca puzzarda. Puzzarda. Comunque avete sentito Fede che stava ridendo da strega? Io ve lo dico, ride sempre così. Allora, non dire allora a caso. Una nuova luce? No. Ma cosa stai dicendo? Ma è impazzita, ma ti sembra il modo di parlare? Allora, devo uccidere questo zombie, perché questo zombie mi darà cose. Non è vero, non mi stanno... Ah sì, dobbiamo uccidere gli zombie come obiettivo. Oh, scusa. L'ho ammazzata, mi dispiace. Lo hai fatto apposta questa volta. Seriamente no. Prima sì. Sei spawnata davanti... Guarda, io... Sì. Io non ti dico, però... Ma si Wither? Permette? Allora tu... Ma come ti permetti? Oh, ma mi stai dando Wither se picchi? Ma come ti permetti? Ma tu come... No, vabbè. Ma sei piccolo zombie! Ma la regola è di parlare su ti... Cioè devi andare da un'altra parte, quindi... Fai quella roba se devi parlare. E poi comunque... E non parlare a caso. E poi no, comunque... Ma comunque è lo zombie che ti dà... Quando colpisci lo zombie ti dà Wither. Ah sì? Prova. Quindi, anche se io lo picchio senza spada, sì, è vero. Perché sì. Questo è uno zombie pro, quello che ti entra ancora di più dappertutto. Allora, Minecall. Ok, allora praticamente io ho un'idea, cara Fede. Tu fai quella roba lì, io vado a minare il carbone. Che è questo carbone? È molto importante minare il carbone, perché praticamente facendo così io completo gli obiettivi. Però come faccio a completare? Qua non è che ci sia molto carbone, scusami, io come faccio a completarlo? Magari vado da questa parte, non lo so, vediamo. Perché secondo me non è normale, no? Ok, ho trovato un altro carbone, perfetto. E un altro ancora. Però qua se continua ad andare giù, cado, mi sa, Mi sa che sto per cadere in realtà, ti dico giusto la verità. Ma... No! Cosa è successo? Sto morendo, ma... vabbè. Non morire, è vietato morire. Ok. Comunque non si può andare. Io come faccio a minare? Forse da questa parte. Ho trovato. Tranquilla, Fede, cara. Ho trovato tutto. Io non ti devi preoccupare. Sì, io, ma guarda che me la sto cavando. Non ho bisogno di te. Cioè, devi sapere che tu sei stupida nel mio No, prima cosa tu sei stupido. Ma tu hai notato nell'isola di fronte che c'è un coso di neve che ci tira le palle di neve? Giusto per... Ma davvero? Dove? Sì, me l'ha tirata una, ti provo di fronte là. Oh, cosa cavolo fai? Figlio di una... Di una zucca. Di una puzzarda, sì. No, figlio vabbè. Di una zucca, mamma mia. Queste zucche qua che fanno questi figli strani. Sciocco basito. Allora, no, però non posso andare. Mannaggia. Continua. Basta dirmi la stessa cosa. Allora ragazzi, dovete sapere che meditando si riescono a mantenere le cose tranquille, no? Si riesce a stare tranquilli senza arrabbiarsi. Quindi io devo capire bene, se tu, Fede, riesci a trovare carbone, un modo per minare il carbone, in qualche modo facciamo, no? Perché nel senso io vorrei fare qualcosa, no? Se no poi dopo qua non ne usciamo fuori assolutamente. Ok. Abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo fatto pure questi obiettivi. Adesso, ma ti ha sputato qualcosa? Vediamo un attimo. Cos'è?
Ma poi è vero, cioè fa strani rumori quando... Però è molto carina. Dai, non prende! Non prendete! Schifoso, non si prende. Vabbè, comunque, fatto sta che noi adesso possiamo andare o no? No, non possiamo ancora andare, ma vai a quel... Allora, dobbiamo craftare l'andesite wall. Ma dai, un muro di andesite. Poi dopo piazzare la terra... 4 su, ok. E poi dopo, mamma mia, che rottura di pappole, ragazzi. Cioè, dai. E poi dopo piazzare. Piazzare andesite, ho capito. E poi dopo cosa? Dobbiamo fare anche le torce. Bene. Allora, ragazzi, noi finiamo qua il video bellissimo di questa mappa. A noi sta piacendo molto. Andremo avanti, magari finiamo quest'isola, ovviamente, off camera. E poi dopo continuiamo nel prossimo episodio con un'altra di queste isole molto belle. E speriamo che vi piaccia questa, una di queste mappe, insomma, questa mappa qua soprattutto. E soprattutto vi ricordatevi di mettere l'emoji più bella nei commenti, la vostra preferita, e lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!